prende questi fogli, che li facciamo molto più grandi. Ecco, hanno fatto un regalo, Gaspare De Lama, che compie 102 anni. Ma sei voglia, se no sì. Sei libero. Sì, ma non occorre. Sai, io di primo acchito è una cosa, quando ho sentito i suoni che può mandare, che quando faccio certe, una meditazione non certa, di Osho, che è quella del respiro, che è la migliore che preferisco. Questo sotto mi aiuta molto. Ottimo. Invece di fare la tecnica. Invece? Di fare la tecnica. Sì. Mi hanno regalato puoi semplicemente sentire. No, no, la faccio accompagnato. Che fa musica. Lui adesso sta pensando quando fa la meditazione di usare questo strumento. La tecnica di Osho si può mettere sotto. Ci sono dei dischetti apposta di musica sì, indiana, di musica un po' galattica, ecco, che aiuta alla concentrazione, all'osservazione pura senza giudizio sì. di tutto. Gaspare, siamo in diretta adesso, ti stanno sì. guardando in diretta e ti fanno gli auguri in tantissimi. Edoardo, Enrico, Nicola, Stefano, Nino, Rosa, Tony, Daniele. Anche Tony? anche tutto il gruppo delle mie amiche. Buon compleanno, del volo, Mary. Tantissimi auguri, vedi? Grazie mille. Grazie mille, ricambio di cuore. Ricambio di cuore attraverso Red. Grazie. Allora c'è la torta, Gaspare. La torta è già pronta. È già pronta. Mi alzo a prendere un pezzettino. No, sì. Devi soffiare le candeline. Devi soffiare le candeline adesso. Adesso io do il telefonino, perché io faccio la telecamera professionale, a Luca Donini, che è un bravissimo percussionista, però. Ci penso io. Vai te. Vai. Preparati, fai delle respirazioni. Attenzione Gaspare, perché Luca te lo porta via, che fa il ladro adesso. Io questo lui non si deve attaccare a delle specchie. Esatto. Questo non è mai l'attaccamento. Non sarà mica 102 le non sarà mica 102. Non ho quel fiato lì. 102 Gaspare, ci devi soffiare. 102 Gaspare. Adesso Marina! Marina! 102 vieni candelino. Ad accendere! Aspetta che mi alleno. Troppo forte. Ma tutto ascolta. Devo spegnere col fiato o con un'altra cosa? Col fiato. Col fiato. Dopo ti racconto una barzetta, perché a te ti piacciono le barzellette. Anch'io ce n'ho una bella. Dimmela. Allora, uno che entra in un bar e c'ha in mano un omettino alto 20 cm e gli parla insieme, proporzionatissimo tutto. Pipini una voce così. Cameriere, vedete, guarda strabile, ma cos'è un bombon giocato? Questo si siede, lo mette sul tavolo, prende dalla tasca una sedia costruita apposta per lui, piccola, la mette sul tavolo, questo si siede comodo e cameriere guarda strabiliato e questo qui fa, cameriere, un vermut e delle patatine, subito signore, il porta il vermut, vede che tira fuori un contagocce, prende una goccia di vero, la mette in bocca a questo qui alto 20 cm, buono, molto buono, che buono. Poi si bricia una patatina, prende una bucciolina, gli riempie, ah che buono, che buono. E parla il cameriere, non sa più, ma cos'è un uomo? Ma scusi signore, ma è un uomo? Ma certo che non è. Ma è alto 20 centimetri? Eh sì, ma è sempre stato così? Ma no, prima era come noi. Ah, era come... Ma cosa gli è successo per diventare così? Chi l'ha conciato così? In che posto è stato per essere conciato così? Guardi qua, è stato in un posto, porco cane, non mi ricordo mai il nome di quel posto. Lui lo sa, lo chiedo a lui, si avvicina, lo mettino e dice, te Giovannino qua.
come si chiama quel posto in Africa dove avevi mandato a fanculo lo stregone? Allora, pronti? Gaspare. Allora, sì, ma voi che avete le macchine fotografiche professionali, una foto professionale? No, di qua devi venire. I numeri sono di 1, 0, 2, 3. Va bene. Tendono a brusarti. Un fiato solo? Un fiato solo? Auguri! Hai fatto il desiderio? Il desiderio l'hai espresso? Il desiderio è quello. Dovrei pensare all'umanità, alla felicità della terra. Sono molto più ristretto. Vorrei che tutti questi presenti fossero sempre felici e amici miei. Poi arriverà anche la quinta dimensione. Vorrei che tu... Bravo! Bravo! Manca Prem. Ne volete una goccia? No. Poi grazie soprattutto di festeggiare 102 anni. Grazie a te. Tagliamo la torta, Gaspare. Per tutti, Per te prima di tutti. Poi è stata bene. Molto tutto qui. Ha detto Marina che non trovo. Qui sono uscito un amico famoso Mardi, che ha raccontato per 25 anni. E adesso vedi? Ecco, vieni. È stata la grande rivalutazione del Mardi. Gaspare! Gaspare! Se dopo 102 anni. Se dopo 102 anni non ti sei ancora stancato di lei, qui c'è Prem. 102. Prem, sì. Hai visto? Permette, Delana. non puoi corteggiare adesso, eh? Tieni, Prem, la torta, Prem. Grazie. Siediti, prendi la... Ecco, portiamo. Siediti. Qui, aspetta. Aspetta, Aspetta, Prem, qui. Ecco, siediti, girati un po'. Lì. Perfetto. Va buono te pensa, te pensa. E goditi questa cioccolata. Scegliamo un'altra sedia. Aspetta che ti organizziamo la sedia. Chi è che vuole? Vieni qua. Anzi no. Sì, vai a vedere. Ho fatto con Gaspare una bellissima intervista. Cinque la torta. Adesso noi festeggiamo, avevo promesso che mandavo in diretta il momento del compleanno e l'ho fatto. Poi ho filmato delle cose bellissime, molto importanti oggi, ho filmato cose bellissime oggi, anche perché qui c'è un sacco di alieni, ragazzi. Gaspare Delano, Marina Tonini, Pier Giorgio Caria, Luca Donin. Questi due sono due... Lui è matto, vero? No. È diventato così. Marco Lussato proprio... Poi c'è Prem, e poi dopo c'è Jo, anche lei è una che non è normale subito. Mi sembra giusto. Neanche dopo 70 anni. Ho fatto una canalizzazione prima che ho documentato bellissima. E quindi, e guardate dove siamo. Faccio vedere dove siamo, così capite anche che la bellezza aiuta ad arrivare a 102 anni anche. Guardate la bellezza di dove vive Gaspare, sul lago di Como.
Guardate che meraviglia. Che bello, Rem, lo so Rem, è bellissimo, credetemi è bellissimo. Bello, bello, no? Questa torta buona, mamma, come buona Marina, buona, arriva da Verona, almeno da Verona. Sì, sì, sì. Quindi io stavo a Milano Nord e lui Milano troppo grosso. E arriviamo là, mi sembra ieri che cioccolata è una grande invenzione. Sì, caspita, certo, perché aumenta le endorfine. Poi non è una cina. Infatti, soprattutto la cioccolata. Sì. Con